Ci siamo tutti in una forma. La rimascia. Non è mangiato. Poi non ce ne lascia. Ha fatto come la creconzola, l'altra volta non gli piace di mare di cavariato. Il Casumarzo esiste dalla notte dei tempi, da quando è nato il pastore con la pecora. Su Casumarzo c'è stato da allora, perché quando iniziavano la produzione del formaggio normale, c'erano queste infestazioni che marcivano il formaggio. Con questi vermi che erano naturali, si depositavano nelle forme di formaggio e lo marcivano nei periodi da maggio fino ad ottobre. Questo è il periodo favorevole per la realizzazione di questo formaggio marcio. Il giro più migliorava l'uomo, ma si era fatto in su. Infatti. E per il giro. Lo vedi là che sta muovendo? Mille vedi. Quindi insomma è tutto bloccato. Tutto bloccato, ma stiamo aspettando che cacca. E con questo ci stiamo battendo la testa al mondo. Allevare la mosca del formaggio in ambiente controllato è molto importante, perché questo insetto si chiama Piufila casei, però in realtà non si nutre solo di formaggio, ma si nutre di tutte le proteine in decomposizione. Quindi questo è l'adulto della mosca del formaggio, della Piufila casei. Ha una lunghezza di circa 4 mm, quindi è la metà di una mosca domestica. Però questa mosca ha la capacità di produrre una grande quantità di uova, qui lo stesso sono molto ingrandite ma hanno la lunghezza di pochi millimetri. Da queste uova nascono delle larvette, che sono queste. Delle larvette che normalmente, volgarmente, vengono chiamate vermi, però non sono vermi, sono larve vermiformi si chiamano, simili ai bigattini. Quindi cosa succede? Succede che queste mosche possono arrivare sul formaggio dopo essere state su un cadavere o in ogni caso su rifiuti organici, portando con sé dei microrganismi patogeni. Quindi è molto importante avere, per fare un'infestazione sul formaggio, degli adulti che sicuramente non siano contaminati. Perché le larve sono molto resistenti ed è stato dimostrato scientificamente che riescono a sopravvivere anche per oltre 100 ore nei succhi gastrici. E quindi non muoiono attraversando l'intestino, è stato fatto sui cani, ma sicuramente anche nell'intestino dell'uomo non muoiono. Nonostante ciò, però, non c'è un lavoro scientifico che dimostri che effettivamente siano dannose alla salute dell'uomo. Perché non abbiamo arrivato. Zitto. Vedi che ci vuole l'aggeggio suo. Perfetto, bravo. Stiamo muovendo. E ma vale che se l'è poi, non lo è. È lui che si muovendo. Salsando. E tra l'altro un prodotto che crea economia, perché con il periodo di crisi in cui il latte viene pagato pochissimo, il formaggio viene pagato pochissimo, su Casumarzo è un'integrazione per le aziende che vivono queste difficoltà.
Quindi secondo me può essere un'integrazione e un business che può creare occupazione, certamente con la produzione legale, con disciplinare che lo stesso comitato ha realizzato. Di il bicchiere pieno. Oh, bello. Il ferbe. Schiaccia.